Dopo il lockdown del 5 di marzo, la nostra scuola ha ricominciato a vivere. Abbiamo riaperto il 24 dopo le attività del referendum e ho accolto con molta gioia l'invito a dialogare intanto con me stessa e poi condividere con gli altri questa riflessione. Sul tema di un luogo, la scuola come un luogo di risveglio del cuore, anche nelle prime settimane di attività e anche dentro le grandi difficoltà, le difficoltà che stanno così seguendo un po' la scuola che ha scelto di riaprire, oltre che per indicazione degli organi superiori, anche per dare una testimonianza. Se riparte la scuola, riparte il paese. È pur vero che la scuola è un luogo fondamentale per lo sviluppo economico del paese, ma ovviamente ha un valore in sé, il valore di un luogo in cui la relazione educativa diventa da teoria realtà. Ho voluto inaugurare l'anno con un messaggio di inizio anno molto breve. Ma all'interno sintetico, quindi breve e sintetico, citando Pavese, l'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare sempre e ad ogni istante. Quindi in queste prime settimane di attività, dentro la difficoltà, dove ho visto la mia scuola essere un luogo di risveglio del cuore per i componenti della comunità scolastica, in particolare per gli adulti. Abbiamo trovato un luogo inaspettato, perché eravamo veramente molto preoccupati. Avevamo passato tutta l'estate a organizzare, a comprare materiale, a fare delle prove per gli ingressi, la presenza dei ragazzi a scuola, rispettando tutte le regole di prevenzione della pandemia. Dicevamo, eravamo preoccupati. Dove abbiamo trovato questo luogo, un luogo di risveglio? Nello sguardo dei nostri bambini, che si sono presentati con le loro mascherine, si sono messi in fila per uno. Gliel'abbiamo detto soltanto una volta, mentre magari i genitori erano un po' più confusionari, un po' più preoccupati, loro ci hanno stupito gli adulti. E guardandoli negli occhi, perché la mascherina permette perlomeno di potersi guardare negli occhi, noi adulti ci siamo rassicurati. Abbiamo trovato una forza che non avevamo prima, perché eravamo paurosi, una forza per motivare questa scelta, la scelta di ricominciare a fare scuola. Quindi una sorta di rispecchiamento, un luogo a cui non avevamo pensato, quello dello sguardo del bambino, che continua ad accompagnarci giorno dopo giorno. Rispecchiarsi in questi sguardi, che sono degli sguardi freschi, allegri, senza paura. Ecco, questa è un'ottima, è stata per noi, per me, per i docenti, per gli stessi genitori. Un'ottima opportunità di risveglio del cuore e direi pure della mente. Quindi cuore e mente assieme, più forti, uniti e determinati all'azione, la nostra azione educativa, che oggi più che mai risulta fondamentale per assicurare a questi ragazzi la possibilità della scuola. La scuola veramente come presa in carico di una relazione vera, una relazione in cui ciò che abbiamo nel nostro cuore, ciò che è nella nostra mente, si concretizza in azioni buone. Siamo stati a distanza tanti mesi, dal mese di marzo le nostre aule si sono svuotate e questo luogo bellissimo che è lo sguardo dei ragazzi, ci è stato privato, le aule erano vuote. Adesso, vederle piene di sguardi sotto le loro mascherine, curiosi, non spaesati, ha rappresentato una vera sorpresa, un evento inaspettato che ha cambiato tutto, che ha rinnovato tutto,
lo sguardo semplice di un bambino, per cui non conta tanto la paura della malattia quanto la gioia di vivere e di crescere in una comunità. Ma se devo dire le cose che mi hanno colpito maggiormente in questa scuola del dopo lockdown, della ripresa, farei riferimento a tre cose. La prima, molto evidente in queste settimane, è un clima cambiato, lo definirei di rinnovata attenzione alla persona. Una professoressa mi raccontava che il primo giorno di scuola, andando in una seconda professionale, in cui aveva fatto molta fatica l'anno scorso, si è sentita chiedere subito dagli studenti: ma prof, lei lo sa che noi le vogliamo bene, come prima cosa. E devo dire che anche da preside non mi è mai capitato, come in queste 4 settimane, di sentirmi chiedere da ragazzi, anche da insegnanti: ma preside, come stai? La seconda cosa la definirei una diffusa percezione della scuola come una cosa propria. Cioè, la scuola statale si pensa normalmente, proprio perché è statale, è una scuola che non è di nessuno. E qui l'esempio che volevo fare, che mi ha molto colpito, è di una professoressa di quelle supplenti licenziate a giugno, che a luglio e agosto è andata in giro per le aziende a organizzare gli stage per i ragazzi che sperava di rincontrare l'anno successivo. La terza cosa legata a questa seconda è, la chiamerei, una crescita di diffusa responsabilità sociale. Noi appunto siamo partiti il 14 settembre mandando le quinte in stage, perché non c'erano andate in quarta. Avevamo molta paura che le aziende ci dicessero di no. 110 aziende ci hanno detto di sì, hanno preso 180 ragazzi. Secondo me questo è un bellissimo segnale di una consapevolezza crescente e diffusa che il paese riparte se ripartono le scuole. Per noi è la grande possibilità di far incontrare i nostri ragazzi degli adulti che, lavorando, facendo impresa, costruiscono, che è la cosa di cui hanno più bisogno. Ho riflettuto sulla domanda dove ho visto la mia scuola essere un luogo di rinascita in questo avvio tempestoso di anno scolastico e mi sono data una risposta netta, precisa, nei ragazzi, negli studenti. È sorprendente che il popolo dei Baretti, degli sbragati, diciamo, senza mascherine, invece siano veramente uno spettacolo straordinario qui dentro la scuola. E penso che questo sia accaduto perché abbiamo immaginato di partire non dalle regole che i ragazzi dovevano osservare, quindi non dal proporgli una serie di regole, ma dall'accoglierli con le regole. E infatti nella giornata d'inizio con cui abbiamo accolto tutti nelle giornate, perché quest'anno per il distanziamento sono state più di una, abbiamo ripreso il motto di San Benedetto. La regola è per coloro che hanno deciso di obbedire, cioè hanno deciso di seguire una strada. Quindi noi abbiamo detto tutti attenti, state per entrare in un carcere, 1 metro di distanza, le rime buccali, tenete la mascherina, state sempre seduti, non respirate, non vi muovete. Questa è stata la conseguenza della responsabilità perché gli abbiamo detto ricomincia l'avventura dello stare insieme quest'anno. È un anno diverso in cui non vogliamo prendere la scuola di ieri e infilarla in un contenitore che non c'è più, che non può più contenerla. In questa scuola cambiata ci siamo noi, cioè ci siamo tutti noi, ci sono le persone. E i ragazzi questa cosa l'hanno colta in una maniera immediata e quindi sentendosi accolti, ma noi avevamo bisogno anche di essere accolti da loro. Dovevamo ricominciare ad essere una comunità in presenza, abbiamo come conseguenza avuto questo spettacolo di splendore. È lì che l'ho visto. È tutto ordinato. Loro sono così precisi nell'essere attenti, appunto nell'andare dietro alle regole, alle frecce, ai posti, ai banchi distanziati,
e che io vedo tutti i giorni accadere questo spettacolo dentro le difficoltà. Adesso abbiamo una classe in quarantena, cioè le difficoltà non mancano, e gestire questo popolo in cammino non è semplice, perché si alternano in quattro cambi orari, sei giornate, mattine, pomeriggi, che tutto fili come un orologio o in qualche modo, diciamo, una caserma organizzata, e lo spettacolo che io vedo accadere, perché è una caserma piena di letizia, deve essere un luogo organizzato, però è anche un posto dove ci si saluta e ci si sorride. Infatti abbiamo tutte queste mascherine, qui dietro è nascosto un sorriso, ma poi si vede anche dagli occhi, e quindi, diciamo, abbiamo potuto riprendere questa avventura educativa in questo anno specialissimo proprio dallo spettacolo degli studenti e prima ancora delle persone che si sono messe in gioco, non le funzioni organizzative, ma le persone che, anche senza investitura ufficiale, hanno preso a cuore questo posto che si chiama scuola, e che è diventato, come sempre, quando lo lasci accadere, un luogo di umanità. La scuola è di per sé sempre stato un sistema molto complesso. In questi tempi lo è diventata ancora di più. Con una particolare caratterizzazione e accentuazione di procedure, obblighi, regole che non lasciano mai completamente soddisfatti. Qualcosa non funziona sempre, non funziona mai, o qualcuno è sempre scontento, no? Per cui la tentazione in cui si viene un po' tirati di questi tempi, almeno come dirigente scolastico, è quello di cercare di costruire, di arrivare ad una perfezione. E così rischio di non guardarmi intorno, di stare concentrato su tutta una serie di meccanismi, carte, eccetera, eccetera. Intorno a me ci sono dei ragazzi e bambini a cui le regole possiamo dire che non interessino molto di primo acchito, però ce la mettono tutta per rispettarle. Sono sostanzialmente contenti di stare qui. Questa è la mia prima sorpresa. Sono contenti di stare in una scuola che li accoglie, con degli adulti che li guardano, sostanzialmente, ecco, complessivamente. Per esempio, in una classe che ieri ho dovuto lasciare in quarantena perché c'è un compagno che è risultato positivo, e ieri quando glielo comunicavano erano tutti mogi per il fatto che dovevano lasciare stare a casa, ecco, sostanzialmente, incredibile. Ma anche quando con i miei docenti ci si confronta, ci si guarda intorno e inevitabilmente ci si lamenta, perché c'è sempre qualcosa che non funziona, appunto, mancano le cattedre, mancano gli insegnanti, non si riesce a chiudere l'orario, roba del genere. Però c'è come una conseguenza, che si è costretti a chiedersi allora perché, come mai, cosa stiamo facendo, no? E quindi, almeno a me, si abbassa un po' il livello dell'allamento e della polemica, no? Si riaccende un desiderio di lavoro, anche guardandoli, tanti si sono messi a lavorare a disposizione, a coprire parecchie ore che non trovavano altro modo di essere coperte. Lo hanno fatto sostanzialmente, mi sono accorto, per un bene rispetto ai loro alunni, non perché dovevano fare un piacere al sottoscritto. In realtà spesso sale questo livello di relazione strano, no? Quindi tutto questo mi fa riaprire uno sguardo un pochettino più umano sulle cose. Come anche una ragazzina, un ultimo esempio, che una mattina mi guarda smarrita perché ha dimenticato un'autorizzazione e teme una ramanzina da parte mia. Alla fine si trova
accompagnata da me a recuperare il documento. Non so se, peraltro una ragazzina complicata, con cui era stato difficile il rapporto fin dalle elementari, no? Non so se il suo cuore si sia risvegliato, si stia risvegliando. So soltanto che poi, qualche giorno dopo, incrociando il suo sguardo, ho come notato gli occhi sopra la mascherina sorridermi. E direi appunto che questo non era scontato. In questo modo, sostanzialmente, quello che si riaccende è il mio cuore. Si sposta la domanda dall'organizzazione a come faccio a meritarmi gli occhi di quella ragazzina, sostanzialmente. Occhi che sorridono. E a che cosa devo prestare attenzione perché quegli occhi continuino a sorridere. Ecco, cioè siano un po' il riverbero di un piccolo cuore che inizia a ripartire. Lei come quello di tutti gli altri e di tutti gli adulti. Penso che se un po' io, il mio cuore, si apre un pochettino, eccetera, eccetera, è già un bell'affare. Se il cuore del dirigente riparte, posso ripartire a fare il dirigente sul serio.